Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, Cento Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Let's begin. Si è parlato di teatro e allora Mara Cosenza accanto a sì. Proprio un grandissimo, insomma, qua ed è Emiliano Lucisano. Benvenuto. Buonanotte. Buonanotte a voi, ciao a tutti. Allora, intanto diciamolo che è un grande regista, un autore, la compagnia teatrale Controcorrente, che tra l'altro dal 2009 ha collezionato partecipazioni e riconoscimenti in molti tra i più importanti concorsi teatrali italiani. Adesso si stanno buttando sulla radio e quindi Emiliano siamo contenti, grazie. Poi so che ci avete dato l'esclusiva. Sì, assolutamente, no, ci siamo buttati sulla radio, ci siamo un po' sbucciati le ginocchia, però adesso guariremo in fretta e torneremo più agguerriti di prima. Allora, per gli ascoltatori, ma anche chi è a casa, al lavoro, in macchina, per diciamo affacciarsi da voi nella vostra compagnia Controcorrente, come si deve fare? Raccontateci un po' della... raccontami della tua compagnia, Emiliano. La compagnia Controcorrente è nata da un'unione di allegri ragazzi, ci siamo conosciuti in accademia, abbiamo deciso di formare questo movimento per dare spazio ai nostri pruriti artistici, diciamo, insomma, in un paese dove c'è sempre meno spazio, allora abbiamo creato uno spazio nostro, un'isola felice per rendere possibile quello che volevamo fare. Quindi, e come funziona? Come funziona il vostro laboratorio? Dove vi trovate per... Noi, la compagnia Controcorrente gestisce un laboratorio nell'Accademia Il Cantiere Teatrale, gestiamo un corso light per chi vuole avvicinarsi al mondo del teatro e lo facciamo tutti i venerdì pomeriggio da ottobre a giugno. Si fa uno spettacolo finale, insomma, è un corso per chi vuole avvicinarsi, infatti si chiama Prima del Teatro, perché insomma è un corso d'avvicinamento al mondo del teatro. Ma sarà abbastanza scontato chiederlo, però sono curiosa, perché il nome Controcorrente? Vai. Controcorrente perché siamo in un paese in cui l'arte va un pochino al contrario, quindi se uno vuole fare questo lavoro un po' dignitosamente è costretto ad andare al contrario del contrario, perché insomma è Controcorrente. E ci piace, no? Allora ringraziamo ancora, ma ci fai ascoltare qualcosa poi tu? Sì, adesso tra un pochino vi faremo ascoltare qualche cosa che abbiamo montato con i miei compagni d'arte. E allora ascoltami, come, a parte come è organizzato il laboratorio di recitazione, ci sono vari stage, spiegaci un attimo, vai. Sì, il laboratorio di recitazione, come dicevo prima, è per introdurre al mondo del teatro, quindi comprende tutte quante quelle materie che sono alla base di questo lavoro, ossia dizione, recitazione, movimento scenico, insomma tutto quello, un po' una prima infarinatura generale di quello che concerne questo mestiere. E quando vedervi in scena? Quando? Allora, quest'altro anno ci saranno numerosi appuntamenti a partire dal 4 al 9 ottobre al Teatro Petrolini con una commedia sulle antiche streghe di Roma. Poi saremo dal 6 al 18 dicembre con la commedia Nerza al Teatro Agorà, il 13, 14 e 15 gennaio con Discorsi di Letto al Teatro Faranume ad Ostia e dal 1 al 6 maggio con il ritorno di Rocky e i suoi fratelli sempre al Teatro Agorà. Emiliano Lucisano, l'ultima domanda è: un ascoltatore vuole fare il vostro laboratorio, quanto tempo si deve impegnare o comunque come si affacciano gli aspiranti attori al vostro... Insomma, al vostro teatro. Gli aspiranti attori si affacciano sempre in modo un pochino titubante, perché insomma si avvicinano a un mondo che non si conosce molto o che comunque si conosce male. E quindi si avvicinano un pochino timidi, ecco. Beh, l'impegno è tanto, il sacrificio è tantissimo, è un lavoro che molti spesso dopo un pochino abbandonano, perché appunto richiede un po' il sacrificare la propria vita, i propri spazi, i propri tempi, però è così che si fa, è l'unico modo per farlo. Quindi. Se c'è la passione, però diciamo c'è che la passione, c'è si tutto. Porta avanti tranquillamente. Dunque Emiliano, io ti ringrazio innanzitutto per questa presentazione. So che questa sera la compagnia Controcorrente ci presenterà dei brevi prezzi teatrali, quindi andando un po' fuori da quello che è lo standard di By Night Roma.
presi da Jodorowsky, giusto? Sì, facciamo questo esperimento. Pezzi Allegri, ovviamente. Il nome Jodorowsky mette un po' in pressione. Sì, Jodorowsky. Sì, Jodorowsky. Pare una malattia. Invece no, è una cosa divertente. Ok, carina. Ma visto che tu sei un professionista. Sì. Ecco, io... Tu anche hai il tuo pezzo, giusto? Io anche ho il mio pezzo, ma sì. Posso anticipare la scaletta e chiedertelo subito? Però io direi... Chiedimelo subito. Perché Emiliano adesso... Deve esibirsi lui, capito? E io infatti lui voglio far esibire. Mi piace anche a me l'idea. Quindi presentaci tu il pezzo e mettiti comodo. Se allora, ti devi mettere... chiamo il mio compagno di pezzo. Oh, giusto, giusto, allora, compagno di pezzo. Ecco, come si chiama il tuo compagno di pezzo? Sta arrivando il compagno anche di pezzo il suo si chiama Claudio Cappotto. Ecco, è un membro della compagnia Controcorrente. Potete trovare i nostri simpatici volti su www.compagniacontrocorrente.it. Allora, abbiamo qui la compagnia Controcorrente. Questa sera ci proporrà, come detto, dei pezzi teatrali di Jodorowsky. Come si chiama il pezzo? Abbiamo Emiliano. Il pezzo è L'ottimista e il pessimista. E poi non è da solo Emiliano, ma c'è... Claudio, buonasera. Abbiamo il pessimista. Io sono il pessimista, sì. E l'ottimista. Esatto. L'ottimista. Quindi, ascoltate, vi abbiamo fatto immaginare la scena. Quindi stiamo per fare una cosa che non si usa in teatro, il ciaccazione, però è il by night azione. Come va? Malissimo. La capisco. E io non ho bisogno di essere capito. Cercherò di non capirla. Non cerchi niente. Faccio come se non ci fosse. Ma io ci sono. Bella giornata. Troppo caldo. Sì, fa troppo caldo. Non ripeta quello che dico. Troppo freddo. Ma la smetta di contraddirmi. Beh, era per aiutarla. Non ho bisogno di aiuto. E allora non l'aiuto? Ah, non merito di essere aiutato? Sì, ma lei non vuole. E cosa c'entra se io lo voglio o no? Bene, in cosa posso aiutarla? In niente. Cerco di divertirla. Ma non ci provi neanche. Faccio un indovinello. Allora, la differenza fra... Ma che me frega da differenza se so già che ce n'è una? C'era una volta. E se c'era una volta non c'è più, ma che tristezza. Dunque, allora, un ebreo incontra uno scozzese e Racista. Dice: non si arrabbi. Non accetto divieti. E allora si arrabbi. Ma non accetto ordini. Sto zitto. Ma il suo silenzio mi disturba. E allora parlo. Non faccia rumore. Me ne vado. Se va mi offendo. Allora vada via lei. Ma perché? Mi scaccia? Andiamo via in due. Ma io non c'ho bisogno di compagnia. Non mi muovo. Ma non voglio impedirle di agire. E allora mi muovo. E lei prende troppo spazio, però. Aia. Come va? Malissimo. Un altro schiaffo? No, grazie. Per oggi sono triste abbastanza. Grazie. Applauso. Ti grande. Lasciano senza parole. Cioè, veramente. Complimenti. Vi avrei ascoltati a oltranza, proprio. Un pubblico attonito. È già finito, dai. Cioè, siamo stati brevi, concisi. No? Radio by Night Roma 104.5.